Il progetto Musicalmente Insieme nasce dalla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo d'Alessandro Risorgimento e il Centro di Salute Mentale dell'ASL di Teramo, al fine di creare una vera sinergia tra il mondo della scuola e il territorio in cui si colloca. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Il progetto nasce nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza, la cittadinanza che mira alla formazione di una persona che si inserisce nella società in maniera attiva e responsabile, proprio perché per diventare cittadino attivo e responsabile ognuno deve sapere, deve avere un rapporto con l'altro, con la diversità, quindi con l'accoglienza totale. Il progetto quindi mette i ragazzi a contatto diretto con il territorio e tutte le sue in tutte le sue sfaccettature. Il centro di salute mentale dell'ASL di Teramo con questo progetto entra nella scuola? Sì, ma è uno degli obiettivi che abbiamo e che probabilmente nel 2019 porteremo avanti anche con altre scuole di Teramo, sì, di ogni ordine e grado, perché è la cosa più principale è quella della lotta allo stigma. Lotta allo stigma si fa partendo addirittura dai bambini delle elementari. Qua siamo partiti dalle medie, ma non è il nostro obiettivo è quello di andare sia nelle scuole elementari ma anche nelle scuole superiori, dove il problema probabilmente è qualcos'altro di diverso. Probabilmente facendo la lotta allo stigma facciamo veramente una reale prevenzione per quelle che sono le malattie emergenti di questo periodo. Il primo approccio a questo progetto è attraverso la musica. Sì, sicuramente la musica è il mezzo migliore per comunicare emozioni, sentimenti, e abbiamo trovato questa bella sinergia perché qui con Nancy Fazzini e Marcello Graduato che curano, collaborano. E il tutto si svilupperà attraverso un musical? Sì, un piccolo musical, abbiamo creato questa piccola scenografia, questo canovaccio per far collaborare i ragazzi del diurno con i ragazzi dell'Alessandro. Stiamo facendo un bel lavoro, possiamo dire che alcuni ragazzi del diurno hanno iniziato ad avvicinarsi a uno strumento e questa per noi è una grandissima soddisfazione, seguono le direttive anche di Tina, quindi diciamo che stiamo collaborando bene, a pieno, e soprattutto hanno imparato a cantare sentendo uno strumento e non con una base di un testo scritto che passa simil karaoke. Quindi ci siamo, diciamo che ci siamo e siamo felici dei risultati.